azienda ospedaliera San Pio, si svuota il reparto Covid, 25 i positivi ricoverati. Covid, il 27 maggio, open day vaccinale nel Fortore. La cronaca, denunciato un napoletano per truffa e falsità materiale. Serie BKT, si inizia il 20 agosto, arriva la goal line in camera, che integrerà il VAR. Continua a calare il numero dei ricoverati nel reparto Covid-19 dell'ospedale San Pio di Benevento. Attualmente sono 25, dei quali 20 residenti nel Sannio e 5 di altre province. 4 i pazienti saniti dimessi dopo essere guariti. Grandi risultati commentati ai microfoni di TV7 dal direttore generale Mario Ferrante, intervistato da Alfredo Salzano. Siamo in una fase in cui c'è una discesa ulteriore e i ricoverati diminuiscono giorno per giorno, ci fa solo piacere perché noi vogliamo spostare l'asse sulla ripresa e sulle attività ordinarie, ma non fare più attività Covid, speriamo. Benissimo, adesso infatti la quota siamo arrivati a 28. 28, quindi un risultato veramente interessante, sì, questo qua, rispetto agli altri giorni. Ricordiamo che si era toccato quasi quota 100, sì, era suonato l'allarme, anche se l'azienda ospedaliera si era preparata, però come sempre in tutto quest'anno e mezzo. Benissimo, e quindi si ritorna alla normalità. Speriamo di arrivare alla normalità entro poco tempo e quindi dedicarci a tutte attività che non siano più legate a Covid. Benissimo, restando sul tema Covid, la ricerca continua ad andare avanti presso il Sampino, no? Abbiamo parlato di cure immunologiche. Sì, ma maggiormente noi stiamo facendo la terapia alternativa per gli anticorpi monoclonali. Grazie. E quindi stiamo andando avanti. A Molinara, presso il Palazzo Ionni, iniziativa dell'ASL Benevento 1 mirata a potenziare e ottimizzare la somministrazione delle dosi vaccinali. Verrà somministrato infatti il vaccino monodose Johnson & Johnson per i cittadini della provincia di Benevento dai 40 anni in su dalle 9.30 a seguire. Il comune di Molinara ha messo a disposizione la sua struttura più caratteristica, da poco ristrutturata, per collaborare con l'azienda sanitaria a questa necessaria iniziativa per aumentare la già notevole percentuale di vaccinati nel Fortore. La simbiosi ASL territorio sta dando risultati eccellenti grazie ai rapporti istituzionali che portano alla crescita di questa comunità in un momento difficile. Sono 410 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 11.700. La percentuale di tamponi positivi sul totale degli analizzati è pari al 3,4%. Nel bollettino diffuso dall'unità di crisi della regione sono inseriti 37 nuovi decessi, 11 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 avvenuti in precedenza. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è di 7.139. I nuovi guariti sono 1.220. Il totale dei guariti è di 339.000. Potremmo ritrovarci a settembre con una ripresa del contagio. Portare la mascherina è un piccolo sacrificio rispetto alla chiusura di interi settori economici e quindi credo che dovremo indossarla anche quando il contagio sarà quasi azzerato. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla sessione pubblica del Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania. Noi, ha sottolineato, ci muoveremo in questa direzione. Adotteremo ordinanze di rigore per quanto riguarda comportamenti che non sono sconvolgenti per la vita delle persone, almeno all'esterno. Il questore di Benevento, Luigi Bonagura, ha scoperto una targa all'interno della sala riunioni in memoria del vice ispettore della Polizia di Stato, Luigi Boccola, deceduto per Covid-19 lo scorso 1 marzo all'età di 51 anni ed in servizio presso la locale squadra mobile. La cerimonia si è svolta in forma ristretta alla presenza della mamma Lucia, della vedova Tiziana Molinaro e del figlio Enrico, nel pieno rispetto delle normative legate all'attuale emergenza epidemiologica. Un'iniziativa lodevole rivolta a chi ha sempre svolto il proprio lavoro con dedizione e senso del dovere ed un modo per esprimere la vicinanza dei colleghi ai familiari di Luigi. TV7 ha seguito la cerimonia. Ascoltiamo le interviste realizzate da Alfredo Salzano al questore Bonagura e alla moglie Tiziana Molinaro. Beh, era un doveroso riconoscimento ad un amico, ad un collega che ci ha lasciato troppo presto in circostanze, sappiamo tutti,
piuttosto tragiche, per cui insomma era il minimo che potessimo fare, lasciare anche al ricordo delle future generazioni l'intitolazione di questa sala, riunioni, per cui tutti coloro che avranno la necessità di frequentarla potranno ricordare questo nostro stimatissimo collega che ci ha lasciati, ripeto, troppo presto e in circostanze tragiche. Volevo soltanto ringraziare di vero cuore il signor Questore, che ci è stato vicino sempre con affetto proprio di un padre, non di un superiore, un dirigente o quant'altro, e tutti i colleghi della squadra mobile che sono stati veramente per noi e sono e resteranno sempre i nostri fratelli, non di sangue ma di cuore, che ci legano per sempre con un legame proprio indelebile al papà e a mio marito. E grazie veramente a tutti, ci hanno sostenuto con un affetto veramente che non ce l'aspettavamo. E... bene. È stato fatto un bel omaggio da parte dei colleghi a suo figlio, questo qui che rappresenta uno dei momenti della sua vita e che a te piaceva moltissimo, ci raccontavano poco fa i colleghi di papà. Sì, assolutamente. Papà, oltre ad essere impeccabile sul lavoro, come si è visto, insomma, era anche un grande amante della vita, della musica. È bellissimo avere questo omaggio in un momento di spensieratezza che porterò sempre nel mio cuore, e questa è una copia che hanno anche loro in ufficio, quindi diciamo c'è questo filo indelebile che ci collega tra famiglia, lavoro e musica e la vita che non finisce, insomma. La solidarietà all'indirizzo dell'ospedale San Pio non conosce soste dall'inizio della pandemia e grazie al grande attivismo del direttore generale Mario Ferrante, protagonista stavolta la proloco di Campoli Montetaburno, rappresentata dal presidente Giuseppe Caporaso, Don Giovanni Rossi, responsabile della parrocchia San Nicola di Bari, Maria Adele Barbato e Cosimo Gisoldi. Presidente del Forum Giovani, TV7 ha incontrato il direttore generale Ferrante, il responsabile dell'UTIN Francesco Cocca e il parroco Don Giovanni Rossi, intervistati da Alfredo Salzano. E hanno fatto una colletta e questa colletta ha portato poi all'acquisto di un tiralatte speciale per l'utilizzo per quanto riguarda i bambini che sono ricoverati presso la terapia intensiva neonatale. Ha una valenza importante in quanto le mamme che vengono, che assistono i bambini e sono vicine alle culle e fanno attività di monitoraggio, ma sono anche per creare il rapporto madre-figlio e quindi sono vicino, li carezzano, per creare anche quell'impulso che sembrerebbe che i neonati, quando vengono toccati, la parte tattile ha una funzione di maggiore ripresa anche dal punto di vista della reazione del neonato, e quindi si deve dare il latte. Questo tiro latte serve a tirare il latte alla mamma e darlo al bambino. È un oggetto molto importante per noi, la tiralatte, che apparentemente potrebbe sembrare un qualche cosa così di meccanico, ma da noi ha un valore importantissimo, perché noi la tiralatte la usiamo nelle fasi iniziali con i bambini prematuri che non sono in grado di succhiare il latte direttamente dal seno della mamma, per cui c'è bisogno di, che è fondamentale, il latte della mamma è quello vitale nei primi giorni di vita, quindi con la tiralatte noi riusciamo ad ottenere lo stesso il latte materno, e poi viene somministrato con sondino, con varie tecniche a secondo del grado di maturità del bambino. A loro va un grazie sentito di cuore a nome dei bambini che usufruiranno di questa tecnologia che ci aiutano, è già presente il reparto, ma una tiralatte di nuova generazione sicuramente è utile. E un grazie all'infermiere del nostro reparto Pellegrino, che è stato poi quello che era l'amico e che ci ha messo in contatto. L'iniziativa è partita così, diciamo in due piedi, perché volevamo fare un Natale un po' particolare, dando una mano anche alle persone che in questo momento
non vivano il tanto per, diciamo. Abbiamo ripreso un po' questo salvadanaio e abbiamo investito, poi chiamando tramite Giuseppe, che si è messo in accordo con un suo amico Pellegrino eccetera, di cosa c'era di bisogno, perché volevamo fare qualcosa per la nostra città. Ma questa non è la prima iniziativa, in effetti, perché anche l'anno scorso, proprio la Prologo, proprio in virtù di quello che noi facciamo nelle nostre comunità parrocchiali, loro fanno delle sagre, come la sagra per esempio delle ciliegie, la sagra anche di Calice di Stelle, quindi più che sagra una festa, avevano fatto una raccolta proprio di ciliegie per darle anche agli ospedali eccetera. Quindi siamo un po' recidivi, nel senso che ci piace stare solidari, essere solidari con gli altri. I carabinieri di Telese Terme hanno notificato al titolare di un noto bar del centro termale la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per la durata di una settimana. Il provvedimento emesso dal questore della provincia con finalità di prevenzione di fronte a pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica scaturisce da una serie di accadimenti in cui i carabinieri sono intervenuti per una rissa verificatasi il 1° maggio del 2021, dove sono stati identificati e poi denunciati alcuni giovani con precedenti penali per mancato rispetto della normativa anti-Covid, il successivo 9 maggio in cui sono stati sanzionati altri giovani sorpresi mentre consumavano bevande alcoliche in piedi nelle immediate vicinanze del locale, e in un'altra occasione i militari hanno identificato un pregiudicato resosi responsabile di aver infastidito e minacciato gli altri avventori. I carabinieri di Baselice, in collaborazione con l'unità operativa di San Bartolomeo in Galdo, a conclusione di un'articolata e prolungata attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne dell'Interland napoletano, già noto alle forze dell'ordine per falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persone e truffa. Le indagini sono iniziate nel settembre 2016 a seguito delle denunce presentate da due anziani pensionati del posto e sono state condotte con metodi tradizionali e mediante riconoscimento fotografico. I militari hanno infatti accertato che l'uomo, dopo aver falsificato due assegni dell'importo complessivo di circa 1.400 euro originariamente intestati ai denuncianti a titolo di rimborso per bollette di energia elettrica, era anche riuscito a versarli su un conto bancario da lui stesso attivato utilizzando documenti d'identità abilmente falsificati. Dopo una lunga pausa dovuta al Covid-19, da lunedì è ripartita l'attività della palestra B-Fit in via Aldo Moro. TV7 ha incontrato il direttore tecnico Bruno Di Pietro, che ha presentato le novità in anteprima. Dal punto di vista normativo è un po' come lo scorso anno con la ripartenza del maggio 2020. Le norme ormai sono le stesse che noi già conoscevamo e già abbiamo applicato lo scorso anno. L'utenza ha risposto benissimo, difatti come primo giorno ieri è stato un gran successo, sia per tutti i corsi che facciamo all'esterno a outdoor e sia per tutto quello che abbiamo programmato qua all'interno della struttura. Come potete vedere abbiamo distanziato un po' di attrezzi, abbiamo fatto tutta una serie di accortezze che ci ha dettato il Ministero per poter ospitare in sicurezza tutti i nostri associati. Quindi i corsi ripartono tutti completamente come erano già programmati? Sì. Nonostante le limitazioni, cioè diciamo, no, le accortezze. Sì, siamo riusciti a far ripartire tutto alla grande, dopo magari vi mostriamo quel piccolo spazietto esterno dove possiamo ospitare più di 30 persone per corso rispettando tutte le normative. Tutti i corsi sono partiti, cominciamo alle 9 di mattina, poi ora di pranzo, tardo pomeriggio e sera. Difatti è diventato sia bello che entusiasmante l'aspetto esterno nelle ore notturne. Presso la sala consiliare di Palazzo Monti sono stati accolti dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dall'assessore ai servizi sociali Luigi Ambrosone i 36 giovani che parteciperanno al progetto di servizio civile presso il comune di Benevento. I progetti sono così denominati Rilanci Campagna, Biblioteca per Tutti, Comunità Solidale. Il primo riguarda le attività relative alle politiche giovanili, ambientali e demografiche. Il secondo è relativo al rafforzamento delle attività della biblioteca comunale. Il terzo riguarda i servizi sociali per le persone più svantaggiate. All'incontro erano presenti anche i due dirigenti interessati ai progetti in questione, Gennaro Santamaria per cultura ed istruzione, oltre che per le politiche giovanili e l'ambiente, ed Alessandro Verdicchio per le politiche sociali.
finalmente siamo ripartiti. Questa è una bellissima notizia innanzitutto, sempre in sicurezza, rispettando tutte le regole. Quello che vi volevo presentare oggi è la nuova linea di colorazione TK Pur, che è un prodotto totalmente vegano, senza ammoniaca, senza resorcine, senza parabeni, quindi va a rispettare un po' la linea bio della colorazione. Riusciamo a fare tutta la colorazione che sia copertura 100% del capello bianco, rispettando innanzitutto anche già dal packaging, che è tutto cartone riciclato, e va a rispettare un po' la natura, che è l'evoluzione, un po' il futuro di quello che è la colorazione. Le promozioni sono le stesse che abbiamo rinnovato. Praticamente ci permette di rinnovare tutti i look alle nostre clienti, dando l'opportunità di risparmiare. I nostri giorni di apertura sono dal lunedì al sabato, orario continuato dalle 9 alle 19.30 con prenotazione, e due domeniche al mese, che è la prima e l'ultima di ogni mese. Restiamo a vostra disposizione, un saluto. L'Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza ha deliberato le date di inizio e fine del campionato 2021-2022, che partirà il 21 agosto con l'Open Day venerdì 20 per concludersi il 6 maggio. Si giocherà come tradizione del Boxing Day 26 dicembre, quindi il 29 dicembre, con la sosta invernale prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio. Il torneo osserverà la pausa durante gli impegni delle nazionali. Approvata dall'Assemblea, la goal line camera, illustrata dalla presidente Balata, che andrà a integrare la tecnologia VAR per tutte le situazioni relative alla linea di porta, risultando inoltre estremamente utile anche per i falli e fuorigioco nell'area di rigore, grazie a una particolare precisione dovuta all'alta frequenza dei fotogrammi. Il giocatore giallorosso Montipò è stato sottoposto a Roma ad un intervento di sutura meniscale mediale del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita presso la casa di cura Mater Dei dal professor Ezio Adriani, alla presenza del medico sociale, il dottor Stefano Salvatori. Il tempo necessario per un completo recupero è stimato attualmente in 8-9 settimane. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.